watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh. Ok, ci sei? Ci sono. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Finalmente siamo tornati, lo sentite? C'è l'odore nell'aria, si sta parlando proprio di fantacalcio e quest'anno, per l'occasione, per non fare tutti gli anni la solita minestrina riscaldata, ho chiesto l'aiuto del buon caro e vecchio Green. E buon pomeriggio a tutti, perché sono sicuro che lo state guardando di pomeriggio. Fantacalcio, ragazzi. C'ho il pisello duro ad agosto perché arriva il fantacalcio. Lo so, è triste, ma la figa, come sappiamo, non va più. Abbiamo un attimo pensato di fare una serie in collaborazione quest'anno, quindi due episodi sul mio canale e due episodi più uno bonus, uno extra, che va al di fuori tutte le logiche fantacalcistiche, ma che comunque c'entra qualcosa sul fantacalcio, che troverete sul suo. Vi invito a passare qui sotto in descrizione, dove troverete il link al suo canale. Iscrivetevi, perché se non siete iscritti al canale The Green siete delle vere brutte persone. Ma puoi dire proprio che siete delle merda. Altra cosa che volevo dirvi è che voglio riprendere assolutamente la serie sul fantacalcio. L'anno scorso avevo iniziato a farla e l'ho portata avanti per qualche episodio, e tra l'altro in tantissimi la seguivate e in tantissimi continuavate a chiedermela. Poi l'ho interrotta. Fatemi sapere se volete una serie continua durante tutto l'anno che vi racconta le mie giornate fantacalcistiche e le mie incastature, perché sono più incastature che altro, e in cui vi racconto un po' come si evolve la mia rosa, quali sono stati i miei acquisti, quali sono state le mie aste. Quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Perché questo è il primo consiglio che possiamo dare oggi, ragazzi: il fantacalcio, sono importanti i nomi, ma anche il culo. È più importante il culo che i nomi, e solitamente quando vai a giocare contro un avversario che è il suo anno, puoi farci veramente poco. Perfetto, ragazzi, io direi che possiamo partire, e partirei appunto da un punto fondamentale. Quante ripetizioni ho fatto in questa frase, che è arrivare preparati all'asta, perché in tanti, credo anche nella tua asta, arrivano alla sera fatidica che noi abbiamo organizzato per il 2 di settembre. Non vedo l'ora che arrivi. E mi presti la penna, mi presti il foglio, mi presti la gazzetta, ma chi ha comprato? Hai la gazzetta? Cioè, è qualcosa di assurdo, quindi io vi invito caldamente, ragazzi, per favore, io che sono l'admin della mia lega, ve lo chiedo per favore, fatelo per i vostri amici che gestiranno tutta l'asta. Arrivate preparati, non vi costa niente, è un gioco bellissimo. Anche perché l'asta non dura poco, almeno la mia inizia alle 9 di sera, finisce alle 6 di mattina. Vado oltre asta. Alcol incluso, e questo è un altro problema. Però lì veramente, quando arrivi e ti trovi quello, oh, avete una penna? Oh, ma fammi vedere la gazzetta, che devo vedere chi ha comprato Galliani e l'ultimo minuto del calciomercato. Siamo in vacanza, siamo in periodo di vacanze. Mentre siete sotto l'ombrellone, prendetevi la gazzetta, vi prendete la penna, un cazzo da fare, e vi segnate i nomi. È già finita qui. Sì, che poi serve a voi più che altro. Rompete il cazzo agli altri comportandovi, fra virgolette, male. Ma se volete fare il fantacalcio fatto bene, altrimenti fate quello di qualche sito del cazzo. Esatto. E non rompete i coglioni ai vostri amici. E oltretutto io vi invito ad arrivare con un foglio con i vostri nomi, i vostri colpi, quelli che volete assolutamente, perché è bello, anzi è utile e necessario arrivare a fare un'asta del fantacalcio in cui sapete già chi andare a comprare, sapete già chi sarà il vostro attaccante, il vostro trascinatore, il vostro top player, il vostro centrocampista offensivo, il vostro difensore. Dovete arrivare con il nome ben chiaro in testa. Quindi se volete acquistare Higuain quest'anno, perché l'anno scorso ha fatto 36 gol in 35 partite, e voi ci credete ancora così tanto perché magari cambiando maglia pensate che possa avere un'ulteriore scarica adrenalinica, arrivate lì e fatevi l'asta in previsione di andare ad acquistare Higuain. Non perdetevelo. Esattamente. Ci sono un paio di giocatori che, se volete puntare e li volete prendere, dovete farvi un bel focus, scriverveli giù, e quando vengono chiamati all'asta, non dico che dovete stare col coltello fra i denti, ma quasi. Però dovete fare tutto il possibile. Se proprio vi fidate di quel giocatore e lo volete, dovete assolutamente cercare di fare tutto il possibile per averlo. Io vi do un piccolo consiglio che ho preso, rubato da qualche pagina Facebook di cui adesso non mi ricordo la provenienza, però un ragazzo mi ha detto che ha provato a fare il fantacalcio al contrario, arrivando all'asta avendo già suddiviso i budget per i giocatori che voleva comprare. Per esempio, lui voleva Handanovic in porta, lui arrivava all'asta dicendo: bene, io Handanovic lo prendo pagandolo ipoteticamente 50 su 500, per dire. E lui arrivava all'asta, e se Handanovic rientrava in quel range, voleva dire che era suo, e quindi poteva
a fare un effetto domino per andare a prendere tutti quelli dopo. Quindi lui era arrivato con una rosa di una trentina, quarantina di nomi e sapeva in quale range rientravano questi nomi e quindi li acquistava tranquillamente. Ecco, diciamo che non faccio proprio così anch'io, però mi metto giù una lista. Adesso non posso dire troppe cose perché se qualche stronzo dei miei amici sta guardando questo video, giuro che lo inculo col sabbione. Però diciamo che mi preparo un po' di nomi, do una fascia di prezzo entro i quali dico ok, se l'asta arriva qui e io voglio quel giocatore posso puntare per prenderlo, oppure puntare per alzare un po' l'asta e far spendere un po' di più agli altri, che anche questa è una tecnica bastarda ma ci sta, soprattutto nelle leghe numerose, quelle da 10 persone. Bisogna sempre cercare di far spendere un po' di più i vostri amici, che in quel momento sono nemici. E quando vedete che magari c'è il tifoso milanista che vuole per forza comprare Bacca e è lì che rilancia di continuo, puntatina, buttatela là che tanto sapete che lui rialza. Non troppo, perché sennò vi prendete Bacca e ve lo portate a casa. Ricordatevi voi che il fantacalcio è guerra e si rovinano le migliori amicizie che vanno avanti nel tempo. Io poi andrei a parlare un attimo di moduli. Ma perché di moduli? Perché io, che sono un giocatore classico di fantacalcio, quindi come tutti voi l'avete sempre giocato, come tutti voi lo conoscete, punterei sempre solo sul 3-4-3, perché tre attaccanti, quattro centrocampisti che possono essere offensivi, magari anche qualche difensore che gioca molto avanti, è il migliore schieramento possibile. Però il nostro caro amico Green gioca a una variante del fantacalcio, quindi illuminaci, vai, spiega. Io gioco la modalità Mantra, che devo dire il nome del sito, ma non è che gli facciamo pubblicità, è di Fantagazzetta, che è una cosa, ormai questo è il terzo anno che lo faccio, e è molto ma molto bello. È un gioco molto bello. In cos'è differente la modalità Mantra rispetto a quella classica? I ruoli dei giocatori sono più specifici, ovvero non abbiamo più solo il difensore generico, ad esempio, ma avremo anche il difensore centrale e il difensore sinistro, il terzino, il difensore destro. Stessa cosa a centrocampo, quindi ci sono mediani, centrocampisti centrali. Quest'anno hanno tolto i centrocampisti sinistro e destro, li hanno sostituiti con un nuovo ruolo che è quello dell'esterno, per semplificare un po', trequartista, ala, punta centrale e seconda punta. Per fare un esempio un attimo pratico, per chiarirvi un attimo questa dose di informazioni che vi ha buttato addosso il Green senza pietà, per esempio Chiellini può fare il difensore centrale o il terzino di sinistra, o per esempio Florenzi, che è un giocatore molto, molto duttile, quest'anno può essere impiegato sull'esterno come ala o come centrocampista centrale, non come terzino destro, che sarà il ruolo in cui giocherà praticamente tutto l'anno, ma è un'altra storia. Esatto, però hanno cambiato il ruolo, mentre l'anno scorso Florenzi era il terzino praticamente più pagato di tutti i fantacalcio Mantra. Quindi il Mantra prende il calcio e lo butta di prepotenza all'interno del fantacalcio. Quindi sì, è una cosa più equilibrata. E parlando di moduli, non hai più la scelta, diciamo come nel classico, esatto, di puntare sul 3-4-3, perché in un 3-4-3 classico puoi metterti Higuain, Icardi e Bacca, che sono tre punte centrali. Esatto, sono tre punte centrali, invece nel Mantra non potrai mai farli giocare insieme. Questa cosa porta ad equilibrare un attimo comunque il livello delle squadre, perché tu comunque saprai all'asta di non poter acquistare troppi giocatori che hanno lo stesso ruolo, perché non potrai mai farli giocare. E quindi la scelta del modulo va di più in base ai gusti personali, ad esempio a me piace il 4-4-2, o in base agli acquisti che fai durante l'asta. Se vedi che prendi un certo numero magari di seconde punte e con le punte centrali ne hai di meno, potrai pensare di fare un 4-3-3, quindi un modulo dove comunque la punta centrale è solamente una. Stessa cosa per i difensori: se acquisti tanti difensori centrali puoi andare a pensare a fare una difesa 3 piuttosto che una difesa 4 dove ti servirebbero i terzini. Bisogna essere molto bravi, bisogna essere molto attenti e molto concentrati, e forse anche per questo che l'asta di Nicola va molto più per le lunghe della mia. Poi un punto su cui ci siamo trovati d'accordo tutti e due è quello di non puntare tanto sui giocatori esotici, sui giocatori brasiliani che magari sanno fare sì 4 milioni di palleggi consecutivi, ma che non si sono mai trovati ad affrontare una realtà dura come i campi di Serie A, o comunque giocatori che vengono dalle serie cadette o comunque scommesse. Mi viene un nome su tutti: La Padula, grandissimo attaccante, ha fatto una trentina di gol l'anno scorso in Serie B, quest'anno ha acquistato la Milan, un affare, quello che volete, giovane, l'hanno pagato poco in tre transfer sportive, però la Serie A lui non l'ha mai assaporata, e quindi io credo che sarà difficile vedere un La Padula centro del progetto Milan. Certo, il mercato è ancora aperto, stiamo parlando che è agosto, il mercato chiude a fine mese, però è difficile pensare che la Padula possa fare, che ne so, 20 gol in Serie A la prima stagione con la maglia del Milan. Sì, oppure puntare sui giocatori, quelli, come dicevamo, un po' esotici, quelli che arrivano per la prima volta in Serie A. Mi viene in mente magari il terzino della Fiorentina, Dix, Dix, che anche lì
ovviamente sembra che giocherà titolare, però magari non è il terzino su cui spendere troppi soldi, perché magari avete visto qualche video su YouTube o mi vengono in mente veramente tutti i brasiliani che arrivano ogni anno. Il fantacalcio non è la carriera di FIFA, è inutile andare a prendere, esatto, la giovane promessa, è inutile andare a prendere il giocatore che sa fare i trick, sa fare i numeri, sa fare le skill. In Serie A serve la compattezza, serve un attaccante che arriva davanti alla porta e sa fare gol, serve un difensore che sa prendere il giallo in ripartenza piuttosto che far fare gol all'attaccante avversario, servono giocatori intelligenti, giocatori fisici, giocatori che sanno come si gioca in Italia. Mi raccomando, puntate ovviamente su avere una rosa con il più alto numero di giocatori titolari, essenziale, perché questa è veramente la cosa secondo me più importante del fantacalcio. Ultima cosa che vogliamo dire, infatti io stavo già ridendo perché pensavo che andassi subito all'attacco con il consiglio più utile del fantacalcio. No, prima del consiglio più utile del fantacalcio, prima, ok, lo teniamo, sì, in caldo. L'ultima, proprio una chicca, state attenti ai fuochi di paglia, ovvero ci sono giocatori che, se voi guardate, magari hanno un paio d'anni di esperienza di Serie A e la stagione precedente hanno fatto i numeri. Mi viene in mente Glick di 2 anni fa. L'anno dopo è difficile che questi giocatori si ripetano, infatti tipo la mia asta, l'anno scorso Glick è andato via per 25-30 milioni e non ha assolutamente fatto gli stessi numeri, gli stessi punti che aveva portato 2 anni fa. Quindi anche qui attenzione. Attenzione. Adesso però, che non stiamo dicendo che Pavoletti non farà gol il prossimo anno, non stiamo dicendo che Higuain non farà gol il prossimo anno. Certo è che pensare che stagioni così grosse, che non ci si aspettava così grosse, è difficile ripeterle. È sempre più difficile rifare che fare per la prima volta. Adesso possiamo andare con il consiglio finale. Io però qua alzo le mani, mi arrendo e lo lascio dire a te, perché credo che sia il tuo ambito. Questo sì, è proprio, io da Veneto lo sento molto. Ragazzi, attenzione con l'alcol durante l'asta. Esatto, non perché bisogna bere prima. Sembra una cazzata, sembra una cazzata, ma soprattutto in aste come la mia, che durano quelle 5-6 ore, dove hai sì da mangiare per fare un po' di fondo e riempirti, però io vedo sempre gente che arriva alla fine in posizione orizzontale e offre tutto per Cigarini, perché pensa che quest'anno la Samp potrà fare la carriera della la stagione della vita. Perfetto, questo pressapoco era tutto quello che volevamo raccontarvi sul fantacalcio, spiegarvi sul fantacalcio, su come affrontare l'asta, su come impostarla, su come viverla, perché il fantacalcio va vissuto, perché è il bello del calcio, è il bello della Serie A. Poi, più della Serie A è il fantacalcio, per quanto riguarda, cioè, l'asta poi è il mamma momento, mia, l'asta è il climax, no? Sì, è la punta più alta della stagione fantasy. C'è la gente che aspetta il Natale, io invece aspetto il 31 di agosto che finisca il mercato, perché finalmente c'è l'asta. Perfetto, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale e a quello del Green qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Tra l'altro, durante tutta la settimana vi porteremo consigli fantacalcistici su entrambi i canali. Preparatevi quindi, ragazzi, foglio, penna, tranne i nostri amici bastardi, sia i miei che quelli di Luca, perché giuro che vi spezziamo le gambe se ci fottete i giocatori che vogliamo noi. Vi banniamo dal canale! Ciao ragazzi, dritto come per dritto. Sempre. E qualità. E qualità.